atti. Noi abbiamo tutta la documentazione che porta a dire che l'ente ha operato bene e che i nostri dipendenti hanno fatto il loro dovere. Chissà se le parole della sindaca saranno sufficienti ad asciugare le lacrime dei dipendenti comunali coinvolti nell'intricata vicenda del mancato pagamento della ditta che ha effettuato i lavori alla scuola Chiesa. Per ora il comune fa quadrato e si presenta compatto al contenzioso legale per fare chiarezza sull'accaduto. Ma andiamo con ordine. Il 27 settembre Igea Costruzioni invia una diffida al comune per il mancato pagamento della terza tranche dei lavori alla San Giovanni Bosco, la scuola di Chiesa. Un versamento da circa 120.000 euro che la ditta non ha mai ricevuto, ma che il municipio ha effettuato. Da un rapido confronto emerge che prima della scadenza del pagamento il comune ha ricevuto una mail dall'indirizzo abitualmente utilizzato dalla ditta in cui si comunicava un cambio di codice IBAN. Una mail che, secondo le ipotesi al vaglio degli inquirenti, sarebbe partita da un hacker. Il comune di Massarosa è stato truffato da una ditta che ha subito un hackeraggio. Quindi ci sarà un'istruttoria che porterà a capire come l'ente si deve muovere anche dal punto di vista penale. La parte tecnica dell'ente ha attuato tutte le regole di antiriciclaggio e di trasparenza rispetto a questa operazione, come sempre avviene per ogni pagamento, per ogni liquidazione, per ogni mandato. Quindi il Comune di Massarosa in questo caso è stato truffato, ma vuole essere difeso, anche perché in questa situazione ci sono altri attori che dovranno essere, come dire, controllati. La vicenda accaduta a Massarosa non sarebbe un caso isolato e truffe simili starebbero proliferando un po' in tutta Italia.